Dolore e incredulità anche all'Aquila per la prematura scomparsa dell'imprenditore della montagna Massimiliano Bartolotti. Oggi Ovindoli gli dà l'ultimo saluto. Se n'è andato così, all'improvviso, Massimiliano Bartolotti, 52 anni, general manager di Monte Magnola Impianti, la società che gestisce la stazione sciistica di Ovindoli. L'imprenditore è morto all'improvviso. Le reazioni sono state tantissime, tutti lo conoscevano e all'Aquila aveva moltissimi amici. La prematura e dolorosa scomparsa dell'imprenditore Massimiliano Bartolotti lascia un profondo vuoto in quanti hanno avuto il privilegio di incrociarlo nel cammino della vita e apprezzare la sua intelligenza, lungimiranza e capacità imprenditoriale. Queste sono state le parole del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi per ricordarlo. Anche la deputata Stefania Pezzopane ha voluto ricordarlo. Sono sconvolta da una morte dolorosa e inaspettata, una bruttissima notizia. Uomo coraggioso e affidabile, giovane dinamico imprenditore, innamorato delle nostre montagne. Sono sconvolto dalla notizia della morte di Massimiliano Bartolotti, è stato anche il commento del consigliere regionale Pierpaolo Petrucci. Prima che un grande e lungimirante imprenditore, per me era un fratello e saranno sempre presenti e insostituibili il suo ricordo e il suo esempio. Anche Luigi Faccia, maestro di sci, ha voluto ricordare l'amico Massimiliano Bartolotti. L'Aquila lo piange, Ovindoli lo piange, lo piangono tutti gli amici, gli amanti della montagna, un uomo che ha saputo capire le potenzialità della montagna abruzzese.